Il campionato è alle porte e, come per le altre squadre, è iniziato il ritiro anche per il Civitavecchia Calcio. Nonostante qualche sconfitta in amichevole, il Civitavecchia rimane con il morale alle stelle. Nuovi acquisti che fanno ben sperare società e ragazzi per la conquista del campionato. Secondo me il Civitavecchia è una squadra che può fare meglio appunto di quel quarto posto ottenuto 2 anni fa, perché abbiamo costruito un organico importante composto da giocatori di primo livello, e quindi sono convinto che potremmo sicuramente dire la nostra all'interno di questa stagione. Quest'anno abbiamo fatto delle operazioni con dei giocatori che provengono da società che negli anni precedenti hanno sempre ben figurato nel campionato di eccellenza. Abbiamo cambiato tanto perché abbiamo salutato 6 giocatori che facevano parte della rosa del Civitavecchia nella passata stagione, ne abbiamo acquistati altrettanti. Stiamo proseguendo un percorso di crescita che è iniziato 3 anni fa con la nuova società entrante, quindi la società di Patrizio Presutti, e siamo convinti e vogliamo cercare di ottenere il massimo risultato in campo, quindi la promozione in Serie D già da questa stagione. Abbiamo fatto una squadra comunque di alto livello e niente, siamo consapevoli della nostra forza e sono contento di essere rimasto da capitano. Sono arrivato dall'Alba Longa, sono contento di stare qui, vogliamo fare un campionato importante, di vertice, e spero di iniziare il prima possibile il campionato per fare bene. Provengo dal Pomezia Calcio lo scorso anno, anche se per un breve periodo. Precedentemente sono stato a Nuova Florida per 3 anni, difensore centrale, e le attese e le speranze sono tante. Sicuramente puntiamo a fare un campionato importante, la società ci ha messo a disposizione tutto per portare avanti una stagione importante, e è nostro compito, è nostro dovere ripagarli in tutto e per tutto, e cercheremo di fare il massimo giorno dopo giorno.